antica filastrocca popolare americana. Tre oche in uno stormo. Una volò a ovest, una volò a est, una volò sul nido del cuculo. Musica. Da parte nostra, benvenuti. Edoardo Cossetta si presenterà, parlerà come tematica più del scenario della psiche. Io, Mauro Felis, diciamo, parlerò di più sullo scenario delle sette note della musica. Il tema centrale è ovviamente la follia. Cosa abbiamo ascoltato? Un minuto della colonna sonora di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Film che probabilmente molti di voi avranno visto, film del 75, che vinse 5 Oscar. Il tema ovviamente era il disagio psichico all'interno di un ospedale psichiatrico nell'Oregon del 1960. Il protagonista assoluto era Jack Nicholson, che faceva la parte di un detenuto inquieto che si fingeva pazzo per poter evitare. Il regista era Miloš Forman, statunitense d'adozione ma cecoslovacco di nascita, che ci ha lasciato nel 2018 all'età di 86 anni. Ecco, la colonna sonora non vinse l'Oscar, vinse quell'anno la colonna sonora dello Squalo di Spielberg. È stata scritta però da un compositore che io stimo moltissimo. Era di Chicago, dico era perché ha avuto una vita spericolata e ne è morto a 63 anni. Lui si chiamava Jack Nitzsche, che qualcuno probabilmente conosce anche come compositore della colonna sonora dell'Esorcista, oppure se rocchettaro come me, lui era il pianista dei primi dischi di Neil Young. Lo vediamo su questa copertina, l'ho portato a Harvest, il capolavoro del 1972. Il film vinse anche la statuetta della sceneggiatura non originale, in quanto era liberamente ispirato al libro omonimo di Ken Kesey, che praticamente univa, era un tradunione tra la Beat Generation degli anni 50 e gli hippie degli anni 70. Eccoci, salute a tutti. Volevo ringraziare il libraio più folle che c'è in Riviera, che è Stefano, che è stato veramente folle in un consesso, diciamo così, di autori estremamente famosi, con passaggi televisivi, far venire due piscuani, anzi un piscuano, ok? A parlare a voi, spero su un tema interessante, credo che sia comunque estremamente di attualità, anche se la follia è una parola di origine latina, antica. Follis era il mantice, il mantice che crea teste vuote, e noi tutti siamo un po' teste vuote che buttiamo tutte le nostre risorse in qualche cloud, e questo è un po' il tema, ma non lo spoilerò, della mia relazione successiva. Anni 70, anch'io sono un amante di musica, non assolutamente così competente come Mauro, e gli anni 70 sono stati gli anni del delirio del prog,
sono stati gli anni in realtà poi anche della disco music e poi sono finiti nel punk e nel rap. Nel dark anche. E gli anni 70 in Italia sono stati anni estremamente, come sappiamo, convulsi, complessi, pieni di contraddizioni, di faglie, di linee di frattura e di tentativi di sintesi. Sono stati gli anni della dicotomia manichea tra fascismo, comunismo, tra democrazia cristiana e partito comunista, e abbiamo riflettuto su quanto un anno cruciale sia stato il 1978. Il 1978 è stato l'anno dei tre papi, è stato l'anno in cui il 9 maggio del 1978 è successo qualcosa, il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, che ha cambiato assolutamente la storia del nostro paese. C'era un tentativo difficile che si poggiava anche su acrobazie dialettiche come le famose convergenze parallele, dove si è cercato comunque di operare una sintesi, una composizione, che non ha avuto una genesi, non ha avuto una vita politica, ma si è espressa attraverso delle leggi. Ci sono tre leggi fondamentali del 78 e mi ha colpito andare a rivedere le date, lui è molto più esperto di me di date, ma la legge 180, la legge Basaglia cosiddetta, che ha cambiato lo scenario dell'approccio alla salute mentale. Il parassitismo di Cova, cioè non esiste il nido, lui, anzi, depone le uova nei nidi degli altri uccelli. Dopo 12 giorni, il cucciolo, diciamo, di cuculo esce e col dorso, piano piano, elimina le uova degli altri uccellini possibili del nido e vuole rimanere solo per essere nutrito dal genitore adottivi che non si accorgono praticamente di questo fatto, di questo avvenimento. Abbiamo trasmesso Super Quark a finale. No, torniamo alla musica. C'è una canzone, anzi, un brano del 1928 che si chiama Canzone del Cucù o del Cuculo, Cuckoo's Song. Sicuramente tutti voi la conoscete. Ascoltiamo 12 secondi 12 e vedrete perché la conoscete. Your father is stupido! Penso che tutti abbiate conosciuto la colonna sonora di Stanlio Olio. Incredibile. Meno incredibile il fatto che un musicista dall'intensa sensibilità che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, nel 1988 ha intitolato il suo quinto disco Sul nido del cuculo. È un cantautore romano, classe 1955, Mario Castelnuovo, questo è il disco Sul nido del cuculo. Mario Castelnuovo è ancora in attività, purtroppo ovviamente fra Covid e il fatto che non sia passato più per radio non ha più la possibilità di fare concerti. Qualcuno di voi probabilmente lo conosce per Oceania, un suo pezzo molto famoso degli anni 80, per le tre partecipazioni sanremesi, Sette figli di canapa, Madonna di Venere, Nina, che arrivò sesta al Festival di Sanremo nel 1984, la tematica era una storia d'amore sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a Roma. Ma tornando a questo disco, tra l'altro c'è l'esordio assoluto di una cantautrice che negli anni 90 fa di gossip, il chitarrista è Paolo Romano Carta, che dal 2005 è il compagno di Laura Pausini, questo è gossip. Comunque è un grande musicista, anche se è marito di Laura Pausini. E dicevo, Sul nido del cuculo, che è la prima canzone del lato B, perché è bello dire il vinile lato A e lato B, è la prima canzone del lato B, è questa canzone che tratta una fuga d'amore di due pazienti psichiatrici, uomo e donna. Adesso vi farò ascoltare il finale di questa storia d'amore e questa fuga, che vediamo come finisce. Ok?
Avete voglia di ascoltare? Minuto 9. Io mi occuperò solo di musica italiana, perché ovviamente c'è tantissimo materiale nella musica internazionale. Già la musica italiana bisognerebbe parlare ore e ore e ore, perché tematica della follia è moltissimi brani. Per cui è soltanto una suggestione, uno stimolo che do in questa serata per poter ascoltare o riascoltare degli interpreti. Ho portato un altro disco, adesso lo presento, siamo nel 1993, ed esce Manicomi, un CD singolo, perché il vinile non era uscito, il vinile era andato ormai in ribasso, non si vendeva più, per cui uscì solo un CD singolo di Manicomi, di una band comasca, i Destroz. Poi, per fortuna, recentemente, nel 25esimo, quindi dell'anniversario di questo disco, è uscito il doppio vinile di Manicomi, che ho qui, la copia 770 su 1000. Beh, i Destroz erano capitanati da Davide Van Destroz, nome d'arte di Davide Enrico Bernasconi, classe 65, che dopo questo disco ha avuto una carriera solistica di grande rilievo, adesso, sia come scrittore di libri, sia come cantautore, in quanto ha fatto ben 12 album e 3 live finora, soprattutto in pezzi in comasca. Ascolteremo Manicomi, la title track, che è la traccia che dà il titolo, la seconda traccia del disco, e Bernasconi in una intervista disse che gli era venuto in mente di scrivere questa canzone in quanto era riuscito a entrare abusivamente nel manicomio di Como e San Martino, che è stato attivo dal 1882 al 1998-99 con la dimissione degli ultimi pazienti, ormai gli anziani. Diciamo, queste incursioni abusive le hanno permesso di scrivere questa canzone che sentiremo, è in italiano quasi tutta, c'è solo qualche parola in comasco, e che parla appunto del disagio, anche qua, psichico del ricoverato in manicomio. Quindi ascoltiamo Manicomi dei Destroz. Una ballad folk. Negli anni 70 c'è una canzone che a me ha colpito fin da ragazzo, io sono del 61, e secondo me la canzone, diciamo, una canzone tra le più importanti del cantautorato italiano di quegli anni, ed è stata scritta da un cantautore toscano in arte Don Bacchi, il suo nome vero è Aldo Caponi. La canzone si intitolava Sognando. Vi racconto brevemente, sintetizzando un po', perché non vorrei essere lungo, com'è nata questa canzone. Sognando, fumo e argento, questo è il titolo originale, è stata scritta da Don Bacchi quando lui aveva 32 anni, nel 1971, mentre tornava in treno da un concerto romano, e stava tornando a Forte dei Marmi dove risiedeva. A Roma aveva incontrato un ragazzo problematico e gli aveva ispirato questa canzone. Lui ha tentato poi di ovviamente concederla ai discografici, ai produttori, al Festival di Sanremo, ma ebbe tantissime porte in faccia, sbattute. Perché? Perché le tematiche erano estremamente dure. Parlava di manicomi, case di cura, disagio psichico, elettroshock, camicie di forza. Per cui nel 74 lui decise di autoprodursi questo 45 giri intitolato Sognando Fumo, aveva tolto argento.
l'autoproduzione finì malissimo, fu un flop notevole, anche perché non fu distribuito praticamente. Dopodiché Tombacchi decise di mettere nel cassetto questa canzone, anche se sarebbe stato un peccato. E per fortuna, all'inizio del 76, la Tigre di Cremona, Mina, la grande Mina, chiama Tombacchi, telefona, gli dice: c'hai una canzone per me? Addirittura Tombacchi in un'intervista ha detto: lui non credeva che fosse Mina, pensava fosse uno scherzo, ormai lui era fuori dal giro. Qualcuno di voi sicuramente ricorderà la lite con Celentano alla fine degli anni 60, e di fatto Tombacchi era un po' escluso dalla musica italiana. Per fortuna era veramente Mina, e a quel punto Tombacchi decise di scrivere nuda una canzone per Mina. Qualche giorno dopo parte per Milano, lui e il suo fonico, arriva alla Basilica, si chiamava così la sala di registrazione di Mina, perché era una chiesa sconsacrata del Cinquecento, è una chiesa sconsacrata del Cinquecento, San Paolo Converso. Se c'è qualche milanese qua sicuramente mi può dare ragione, in quanto è ancora attiva come sala di registrazione musicale. Comunque, in quella sede bellissima, acustica, fantastica, registra un demo di nuda, chitarra e voce. Però dice: ma già che ci abbiamo del tempo, registriamo anche Sognando Fumo. Torna a casa, Mina qualche giorno dopo gli telefona: